comune, verosimilmente, in questi contesti non ha nessun ruolo. Le modalità di accoglienza... Silenzio, per favore. Silenzio, per favore. Silenzio, signora, per favore. Consigliere Allevi, consigliere Allevi. Consigliere Allevi, silenzio. Sospendo la seduta. La seduta è sospesa. Tensione in Consiglio Comunale a Monza. La protesta dei residenti in merito alla possibile apertura di un centro di accoglienza per richiedenti asilo in via Monte Oliveto, all'interno dell'ex scuola, ha costretto la presidente Cherubina Bertola a sospendere la seduta con l'intervento della polizia locale per placare gli animi. A sollevare la questione l'ex sindaco Dario Allevi. Signor sindaco, quanto di vero c'è sullo stabile di via Monte Oliveto che sarebbe pronto ad accogliere un centinaio di migranti nelle prossime settimane? E le anticipo di più, non mi auguro fortemente che non si limiti a rispondermi che la vicenda non è di mia competenza, perché come le ho già ricordato, forse può raccontarlo questo a qualche ingenuo cittadino ma non al sottoscritto. Ci sono passato prima io su quella sedia per 5 anni con 2 prefetti diversi. Io non so in quante riunioni abbiamo sempre cercato soluzioni condivise per accogliere le quote di migranti spettanti al nostro territorio. Allora le domando, in questi incontri lei con il prefetto del nostro territorio ha mai evidenziato la sua contrarietà nel pensare ad un'unica location per un numero così alto di migranti? Non piace all'amministrazione l'idea di un possibile maxi centro di accoglienza, come pure le modalità con cui la cooperativa ha reso noto il suo progetto. In ogni caso, la procedura di gara della prefettura non si è ancora conclusa e il bando non è ancora stato aggiudicato. È impensabile che persone, 100, che non sono inserite in alcun sistema di integrazione e che sono privati di alcun supporto da parte dei servizi sociali o di altri servizi, possono in qualche modo trovare in tempo breve una modalità di inserirsi nel nostro territorio. È preoccupante perché questa modalità di gestione avrà dei risvolti sul quartiere e sull'intera città. È un progetto indegno ed è un progetto preoccupante. Sono le stesse parole che ho usato nelle sedi adeguate. Cara impresa, non sei tu a decidere, e se il tema è tu puoi sopravvivere solo se hai 100 persone lì dentro, cara impresa, nel caso in cui il prefetto individui te come destinatario della consegna a seguito del bando, di qualsiasi incarico, evita di firmare. Perché noi non saremo con te, perché io col prefetto non ho mai parlato di... Chiedo scusa, io non sono nessuno. Il prefetto con me, in nome dell'amministrazione comunale, in nome dell'amministrazione che rappresento, non mi ha mai parlato di 100 persone da scaricare sul territorio monzese. Mi ha parlato dell'esigenza di trovare elementi di compensazione, che possono significare CAS, magari non piccoli come un CAS di un appartamento per 4 o 5 persone, ma non certamente CAS da 100.